e può concretizzare i cambi con il team manager al Milan, Jimenez, che dribbla anche con buona dovizia tecnica in area di rigore. Poi il lancio dove non c'è nessuno, però allora recupera la Juve. Alla di sinistra, prova ad andarsene su Jimenez, bravissimo Zeroli, ci mancherebbe con intelligenza come abbiamo già fatto, con Jimenez che punta, se ne va il ragazzo in prestito dal Real, poi e raccoglie l'anno del cambio di format del campionato giovanile. Qui il tiro di Jimenez finisce alto sulla traversa al minuto 84. Parte centralmente Jimenez alla Teo Hernandez, rischiando qualcosa ma con coraggio e buona intraprendenza. Palla che è passata per Rucci, va Stalmach, Stalmach, Asti, Jimenez da una parte e Magni dall'altra. E sì, arrivo del precedente, ma mi sembra anche logico, siamo in uno in meno, siamo 3-0. Numeri del Milan in questo finale di partita. Jimenez qui recupera bene, palla su Pagnucco che gli restituisce il calcio, l'arbitro opta, tutti dietro la linea del pallone. Victor, palla intanto per Bartoli, Juve che prova a farsi vedere con Finocchiaro. Zeroli, rimessa Jimenez, prova l'uscita e lì in questo calcio d'angolo. Non voglio nominare nulla, e qui fallo da ammonizione su Jimenez. Era doppio giallo, quindi rosso, anche la Juve rimane in 10. Cannoniere della squadra, 3 gol a testa, e qui ancora un giallo, ancora Jimenez che però deve stare tranquillo. È andato a chiedere spiegazione da Anghelé. Pagnucco continua a provocare, continuano a commettere falli brutti da dietro. Qui è stato Anghelé su Jimenez, però dobbiamo essere furbi, ammonito anche Anghelé. Quella firmata da Nasti e Capone 2 anni fa. E poi un altro pareggio, ma nulla di più, solo sconfitte. Per questo era importante oggi far capire alla Juve che volevamo... Bravo, vince. Questo pallone orribile, intervento a gamba tesa di Bassino, anche lui ammonito. Continuano a fare fallo su Jimenez. Terzo fallo da ammonizione di seguito nel giro di 10 minuti. Che sbaglia però Perrucci, non ci arriva. Mezza il cross, anticipato. Movimento ad attaccare l'area sia di Camarda che di Sia. Perrucci dietro, giro palla Milan che prosegue. L'arbitro rimessa laterale che invece era per il Milan, quindi Nissen ancora meglio, lavoro a sporcare il passaggio avversario.